Buonasera. Tra domani e dopodomani le forze politiche potranno valutare le proposte programmatiche di governo del Presidente del Consiglio incaricato De Mita. Comincerà la direzione democristiana che si riunisce domani, per domani è anche convocata la direzione liberale. Non saranno soltanto i partiti della maggioranza possibile, ad essere messi al corrente delle intenzioni di De Mita, il quale infatti ha già fissato nei prossimi giorni tutta una serie di incontri con i partiti che non faranno parte del nuovo governo. Ma sentiamo come sono andate oggi le cose. De Mita va avanti nel suo impegnativo lavoro in un clima di prudente ottimismo, giustificato dall'incoraggiamento venuto oggi dagli incontri avuti con il liberale Altissimo e il socialdemocratico Cariglia, ma soprattutto da una nota dell'Avanti, ispirata da Craxi, nella quale si dà un giudizio complessivamente positivo sul lavoro fatto dal presidente incaricato, accertando convergenze e punti controversi. Le proposte di De Mita verranno vagliate con spirito costruttivo, ma nulla, avverte il PSI, deve essere lasciato alla indeterminatezza per evitare sorprese al momento delle decisioni. Ed è per questo motivo che i socialisti insistono perché i propositi siano trasferiti nero sul bianco. E il PSI ribadisce che la questione meridionale resta al primo posto. Lo hanno detto in un convegno dedicato a questo tema. Si deve coordinare l'intervento ordinario con quello straordinario, puntare a pochi interventi ma mirati e riformare il ruolo delle partecipazioni statali. All'appuntamento del mercato comune del 92, dice ancora il PSI, non ci si deve presentare con due Italie, il nord efficiente e prospero e il sud isolato che non decolla. Abbiamo già accennato agli incontri di De Mita. Altissimo, che oggi ha visto pure i dirigenti socialisti, ha detto che De Mita spera di trovare nell'uovo di Pasqua il consenso al suo programma. Contrariamente alla Malfa, Altissimo non vede con favore l'ingresso dei segretari nel governo perché vi porterebbero le lacerazioni dei partiti. Cariglia conferma che si va avanti e che si cerca di sciogliere i nodi che riguardano il nucleare, il mezzogiorno, la giustizia e l'informazione. Questa è la posizione del PC sugli sviluppi della crisi. Ritiene un grave errore che i partiti continuino a misurarsi secondo una logica di schieramenti perché non si tiene conto dell'esperienza del passato. I comunisti intendono invece confrontarsi direttamente sui problemi e sui programmi, rendere chiare le condizioni di una partecipazione o non partecipazione al governo, non perché discriminati o esclusi, ma perché guidati a cogliere le ragioni dello sviluppo del Paese. Perciò, dice il PC, una riproposizione del pentapartito significa non affrontare i problemi di fondo, mentre i comunisti non rinunciano a intervenire sul tema delle riforme istituzionali. La necessità di tenere una conferenza di pace per il Medio Oriente come unico mezzo per giungere ad una soluzione politica della situazione nei territori arabi occupati da Israele è stata ribadita dal segretario delle Nazioni Unite, De Cuellar, che la dichiarazione è stata resa pubblica subito dopo un incontro tenutosi oggi a New York tra lo stesso De Cuellar ed una delegazione della Lega Araba per i territori occupati. Tensione intanto in Cisgiordania, a Gaza e in Israele per le manifestazioni di protesta indette domani dai palestinesi. Ecco il servizio del nostro inviato. Sono notizie frammentarie e spesso non controllabili quelle che arrivano dai territori arabi occupati da Israele, isolati per 3 giorni dall'esercito dal resto del mondo. Sembra che dimostrazioni di proteste e scontri sporadici ci siano stati un po' dovunque, nei campi e nelle città rese deserte dal coprifuoco. Si parla di alcuni feriti e di molti arresti, ma manca quella testimonianza visiva a cui si aveva abituato in questi mesi la copertura da tutto campo fatta dalla stampa internazionale. Ma la giornata campale è domani, mercoledì. Si attendono disordini su un duplice fronte, malgrado le misure militari e di polizia. In Israele, dove ci sarà la giornata della terra, e nei territori occupati, dove la logica politica impone di tenere la tensione più alta possibile, quanto più si fa sentire la stretta repressiva.
polemiche roventi intanto in Israele, il paese è preoccupato, spaccato oramai più che diviso tra una sinistra che vede nel negoziato l'unica prospettiva e una destra che vorrebbe misure ancora più energiche e già teme che si possa forzare il governo a concessioni territoriali. Shamir ha negato che il giro di vite militare significhi che Israele stia uscendo dall'alveo delle regole democratiche, ma il ministro della difesa Rabin già ventila la possibilità che queste misure possano essere prolungate. È una Pasqua che si annuncia drammatica e Schulz domenica potrebbe trovare una situazione ben peggiore di quella che ha lasciato un mese fa. Via libera al vicepresidente Bush per la candidatura repubblicana alle presidenziali di novembre. Il suo maggior antagonista nelle primarie, il senatore Dole, ha infatti rinunciato a candidarsi alla Casa Bianca, assicurando in pratica al vice di Reagan l'investitura ufficiale del partito alla convention repubblicana. Nella dichiarazione di rinuncia, Dole ha ribadito la necessità di una forte leadership degli Stati Uniti in un momento in cui la nazione affronta anni di sfide pericolose. Severo monito della Casa Bianca al regime del generale Noriega in seguito alle violenze e agli arresti di cui sono rimaste vittime ieri a Panama alcuni giornalisti americani. Il portavoce di Washington ha sottolineato stasera che esiste un limite sia alle iniziative di Noriega sia alla pazienza degli Stati Uniti, che proteggeranno nel modo migliore i cittadini americani a Panama. La presa di posizione statunitense acuisce il dissidio fra l'America e l'uomo forte dello Stato centroamericano, Noriega, appunto, che proprio ieri ha messo in ginocchio l'opposizione democratica interna facendo arrestare di sorpresa i leader di Crociata Civica Nazionale, il raggruppamento di opposizione riuniti in un albergo della capitale. Nella stessa occasione i poliziotti di Noriega, i famigerati Doberman, hanno fermato e malmenato 11 giornalisti stranieri, tra i quali alcuni americani. Oggi i giornalisti sono stati rilasciati, ma non è bastato ovviamente questo ad evitare la dura presa di posizione di Washington. Sempre ieri la polizia panamense si è scontrata per le vie della capitale con la più massiccia e violenta manifestazione popolare finora svoltasi per protestare contro il regime del generale Noriega. Lo sciopero generale in corso da 9 giorni ha intanto completato la paralisi economica del paese innescata dalla decisione americana di sospendere i pagamenti delle royalty per il canale. Stasera la Chiesa Cattolica ha rivelato di aver chiesto fin dal 24 marzo a Noriega di dimettersi per favorire una soluzione alla crisi che travaglia il paese. Una notizia che ci è giunta soltanto poco fa della France Press dice che il governo di Panama ha deciso di rimettere in libertà i 47 membri dell'opposizione, sono 47, della direzione di Crociata Civica Nazionale, che è appunto il raggruppamento principale di opposizione in Panama e che ieri erano stati arrestati dalla polizia di Noriega. Severo monito... Gorbaciov non verrà in Italia nei prossimi mesi, ma non è escluso che possa visitare il nostro paese entro l'anno. Lo hanno dichiarato a Mosca Alessandro Natta e Giorgio Napolitano in una conferenza stampa al termine dell'incontro con il leader sovietico. Circa i rapporti del Vaticano con la Chiesa ortodossa russa, ha aggiunto Natta, si è discusso, ma i sovietici non hanno dato alcun giudizio. Il lungo incontro, durato quasi 6 ore, ha toccato vari temi, tra cui il disarmo in Europa, la distensione est-ovest, i problemi regionali, il ruolo della sinistra europea. E torniamo in Italia, la commissione inquirente che sta indagando sulla vicenda delle carceri d'oro ha avviato 3 giorni di interrogatori e confronti che molti considerano decisivi. Oggi c'è stata una prima seduta fiume durata più di 10 ore. Davanti alla commissione sono sfilati l'architetto De Mico, i 2 segretari degli ex ministri Darida e Vittorino Colombo, Marinangeli e Massani, 2 tecnici della società Codemi, a Torrese e Pace, e l'ex vice provveditore alle opere pubbliche di Genova, Cicconi. Poche le novità, sono emerse soprattutto contraddizioni tra i 2 tecnici della Codemi sui codici dei versamenti bancari dietro i quali si nasconderebbero i destinatari delle tangenti. Domani, col confronto diretto tra De Mico e i 3 ex ministri Darida, Vittorino Colombo e Nicolazzi, altra giornata molto delicata. Ci sono ancora zone d'ombre, ha detto il presidente dell'inquirente Sterpa, e tra i testi continuano a emergere molte contraddizioni. È quindi difficile, secondo l'onorevole Sterpa, che entro il 7 aprile, data in cui la Commissione per effetto del referendum perderà i suoi poteri, si riesca a giungere ad una conclusione.
Proprio sulla eventualità di una proroga dei poteri dell'inquirente, domattina ci sarà un incontro dei presidenti di Camera e Senato, Iotti e Spadolini, con i presidenti di tutti i gruppi parlamentari. Avevano fatto affidare ad un istituto privato delle analisi che avrebbero dovuto essere svolte dagli ospedali pubblici. Per questo motivo sono state rinviate a giudizio dalla magistratura torinese 6 persone. Tra di loro figura anche il presidente dell'unità sanitaria locale di Orbassano, Salvatore Gallo. Sono in corso indagini su altre 150 persone per chiarire i rapporti fra le strutture sanitarie pubbliche e quelle private. In questo bidone di plastica, trovato in un casolare di Lendinara, in provincia di Rovigo, la polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale da guerra con fucili a pompa, pistole Magnum, radio ricetrasmittenti sintonizzate con le stesse volanti, giubbotti antiproiettile. Appartengono ad una pericolosa banda che in pochi mesi aveva rapinato nel Veneto per ben 5 miliardi di lire. Addirittura 2 volte i banditi erano entrati in conflitto a fuoco con la polizia e i carabinieri. Ma ora, grazie ad una brillante operazione della questura di Padova, sono stati tutti arrestati. Sono originari della provincia di Rovigo Giovanni Antonio Sette di Lendinara, Alessandro Piva, Anna Maria Poggi e Claudio Berto, Andrea Battacchi, Ercole Salvan, residenti a Padova, nonché il cittadino libanese Sultanem Nai Ibrahim, in Italia con carta d'identità falsa. Per il questore di Padova, Renato Servidio, si trattava di una banda molto bene organizzata, con appoggi e covi in tutta Italia. 2 rinvii a giudizio dopo l'inchiesta sul caso dell'infermiera dell'ospedale Molinette di Torino, risultata sieropositiva all'AIDS, dopo che il sangue di un malato l'aveva raggiunta al viso in seguito alla rottura di un apparecchio sanitario. Davanti ai giudici dovranno presentarsi il primario del reparto rianimazione dove si verificò l'incidente e il titolare della ditta che produce l'apparecchio. È il primo processo del genere in Italia. L'AIDS non rientra tra le malattie professionali contemplate finora dalla nostra legge. Si svolgeranno domani pomeriggio i funerali dei 2 carabinieri uccisi a coltellate la notte scorsa nella campagna intorno a Camerino, in provincia di Macerata, in una colluttazione nella quale ha perso la vita anche il loro presunto aggressore, raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. 3 morti dunque, questo è il tragico bilancio di un'operazione nata per sventare un furto di mobili d'antiquariato e la cui dinamica deve ancora essere chiarita in vari punti. Donato Chiarelli, 22 anni, a sinistra nell'immagine, della provincia di Pescara, e Giovanni Liberto Corinto, di 23, proveniente dal Barese, erano appostati su di un'auto civetta nei pressi di una villa, il cui proprietario, dopo una lunga assenza, aveva denunciato la scomparsa di alcuni mobili e i suoi sospetti circa un imminente nuovo furto. Alle 3.45 2 carabinieri segnalano, via radio, di aver visto lampeggiare i fari di una macchina intorno alla costruzione e vanno in perlustrazione. Poi più nessun segnale. Scatta l'allarme, accorrono le pattuglie e poco dopo i 2 vengono trovati agonizzanti intorno alla villa. Chiarelli muore di lì a poco sull'ambulanza. Corinto, ferito con 7 coltellate, è riverso al volante della macchina del suo aggressore, sulla quale ha evidentemente cercato, invano, di allontanarsi. Morirà anche lui nella mattinata. A poca distanza dai 2, il corpo senza vita di Carlo Ceresani, 38enne pittore di Camerino, con accanto il coltello usato durante la colluttazione. Più tardi, nella sua casa, verranno trovati i mobili di cui era stata denunciata la scomparsa. A carico del Ceresani, secondo i primi accertamenti, risulterebbero precedenti penali per furto, per i quali però non era stato processato, perché giudicato incapace di intendere e volere. Si sta indagando sulla presenza di eventuali complici. Saranno oltre 7 milioni i veicoli in movimento sulle nostre strade e autostrade nella settimana di Pasqua, secondo le previsioni una media di 1 milione di auto al giorno. Gli autotreni che trasportano merci pesanti con peso superiore ai 50 quintali non potranno circolare dalle 16 alle 24 di venerdì e dalle 7 di sabato alla mezzanotte di lunedì. Il Ministero dell'Interno ha predisposto un piano di controllo su tutta la rete autostradale con l'impiego di circa 3.000 pattuglie della stradale e di elicotteri e aerei leggeri. La Cariplo, cassa di risparmio delle province lombarde, con un patrimonio netto che sfiora i 4.000 miliardi, si conferma ai vertici del sistema creditizio italiano e della banca più capitalizzata del paese.
Lo ha affermato Roberto Mazzotta, presidente dell'istituto, presentando con il direttore generale Sandro Molinari il bilancio 1987. In particolare Mazzotta ha sottolineato l'elevato grado di efficienza della Cariplo, che ha consentito di ottenere un risultato lordo di 1.380 miliardi, più 17,4%. A conclusione del 165esimo esercizio, il totale delle attività Cariplo ammonta a 63.000 miliardi, mentre quello del gruppo raggiunge quasi gli 80.000 miliardi. Quali i motivi di una chiusura d'esercizio considerata in controtendenza rispetto alle difficoltà che il sistema bancario italiano ha dovuto affrontare nel 1987? Secondo Mazzotta, le scelte più qualificanti della gestione sono state la coesione operativa tra le società del gruppo Cariplo, il livello crescente di automazione dei servizi e il grado di professionalità del personale, la maggiore presenza della cassa sul mercato interno attraverso la collaborazione con le casse di risparmio presenti in tutte le regioni italiane. Ancora a proposito di banche, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Santo Spirito ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 1987, che chiude con un utile di 46 miliardi e 600 milioni di lire. I problemi connessi allo sviluppo del sistema aereo mondiale e alla deregulation sono stati al centro di un convegno organizzato a Londra sul tema verso un sistema globale del trasporto aereo. I rappresentanti delle più importanti compagnie del mondo si sono occupati in particolare delle ripercussioni che potrebbe avere sulle compagnie aeree di dimensioni piccole e medie la politica concorrenziale introdotta soprattutto dai gruppi americani. Dal dibattito è emersa la necessità di giungere a forme nuove di accordo e cooperazione tra le diverse compagnie. Secondo il presidente dell'Alitalia Nordio, la deregulation è inseparabile da un sistema di norme che devono comunque restare. Parlando della scadenza del 1992, il presidente dell'Alitalia ha concluso sottolineando la necessità di una nuova politica del trasporto aereo che consenta agli operatori europei di offrire un servizio globale in tutto il mondo. Si attende da un momento all'altro la decisione del Consiglio Comunale di Roma per il centro di comunicazioni che la RAI deve costruire per i mondiali di calcio del 90. L'area prescelta, indicata dalla Commissione Urbanistica e accettata dalla Giunta all'unanimità, è all'altezza dell'undicesimo chilometro della via Flaminia. La soluzione alternativa al progetto inizialmente presentato dalla RAI prevede che, terminati i mondiali, l'azienda radiotelevisiva trasferisca nel nuovo centro non più di 1.000 dipendenti. Il giudice istruttore di Roma ha prosciolto da ogni accusa, perché i fatti contestati non sussistono, i dirigenti RAI sospettati di aver illecitamente favorito l'affidamento a una ditta estera di grandi produzioni televisive, fra cui lo sceneggiato Marco Polo. Di concorso in peculato erano fra gli altri accusati Pierantonio Bertè, Mimmo Scarano e Brando Giordani, all'epoca dei fatti rispettivamente direttore generale della RAI, direttore della prima rete TV e capo struttura di programmazione della prima rete. Prosciolto con formula piena anche Emanuele Minano, che era succeduto a Scarano nella direzione della prima rete televisiva. Dall'accusa di concorso in corruzione è stato infine completamente prosciolto Luca Di Schiena, all'epoca direttore del TG3. Interessantissima anteprima al Quirinale, è stata presentata una grande iniziativa culturale della RAI, la lettura della Divina Commedia, una iniziativa che ha unito, ha fatto lavorare assieme mondo della televisione, mondo del teatro, mondo della letteratura. Il direttore del Dipartimento Scuola Educazione della RAI, Filippo Cano, ha illustrato le caratteristiche di questa imponente iniziativa. 100 puntate di 25 minuti ciascuna che andranno in onda sulla terza rete dal lunedì al venerdì a partire dall'11 aprile. Ogni puntata è un canto della più grande opera letteraria di tutti i tempi. Giorgio Albertazzi legge l'Inferno, Giancarlo Sbragia il Purgatorio, Enrico Maria Salerno il Paradiso. La trasmissione è curata da un gruppo di esperti, coordinatore scientifico e Giorgio Petrocchi. La lettura è accompagnata da musiche commissionate appositamente ad uno dei nostri maggiori compositori contemporanei, Salvatore Sciarrino. L'intera opera musicale sarà eseguita in anteprima a Torino l'8 aprile. Insomma, come si diceva, una iniziativa imponente che mira ad avvicinare a Dante Alighieri non solo il pubblico più sofisticato, ma anche quello solitamente un po' più distratto, in particolare i giovani. Al termine dell'anteprima, al Quirinale, Giorgio Albertazzi ha letto dal vivo alcuni versi di Dante. Quindi Cossiga, che di Dante è un cultore, si è vivamente congratulato con gli ideatori e gli organizzatori del programma. Vediamo ora le altre notizie filmate della giornata, poi ci collegheremo con Belfast per parlare con il nostro inviato, che è negli studi della BBC, del dramma irlandese che in questi giorni è tornato ad esplodere in modo cruento, ed avremo ancora altri interessanti servizi a tra poco.
Eppure in misura leggera anche l'Antartide è inquinato. Tracce di pesticidi, di idrocarburi e di metalli pesanti sono state trovate nei ghiacci nella zona di mare della baia di Terranova dalla spedizione italiana che è ritornata meno di un mese fa. Questi dati, tra i primi ad essere noti, sono stati illustrati questa mattina a Roma, presente il ministro della pubblica istruzione Galloni, da un gruppo di ricercatori universitari che ha partecipato alla missione. Galloni ha anche parlato della quarta spedizione che partirà verso la fine del prossimo autunno. Recuperati dai carabinieri della tutela del patrimonio artistico dopo 8 mesi di indagini, 400 libri antichi e 150 carte geografiche strappate da atlanti tolemaici di inestimabile valore artistico, storico e commerciale di circa 1 miliardo di lire. Gli atlanti risalgono ad un'epoca compresa tra il XV e il XVIII secolo e provenivano da biblioteche di varie città italiane. 3 persone appartenenti all'organizzazione che si occupava della vendita clandestina dei testi antichi sono state arrestate a Sarzana in Liguria. La liquidazione della Terni Acciai Speciali, prevista dal piano di ristrutturazione per la siderurgia messo a punto dalla Finsider ed annunciata dal consiglio di amministrazione della società, è stata contestata dai lavoratori delle acciaierie che hanno bloccato la linea ferroviaria Roma-Ancona per diverse ore. Alla protesta si sono associati alcuni deputati umbri che hanno inviato un telegramma a Goria e al ministro delle partecipazioni statali Granelli chiedendo la revoca del provvedimento. Il sindacato ha indetto per domani uno sciopero generale in tutta l'Umbria. Un assassino professionista, secondo la polizia, ha ucciso stamani a Parigi la rappresentante dell'African National Congress, Dulcie September, che svolgeva la sua missione in Francia, Svizzera e Lussemburgo. L'African National Congress è l'organizzazione che lotta contro l'apartheid in Sudafrica e il suo capo è Nelson Mandela, in carcere dal 1962. Dulcie September stava entrando nel suo ufficio quando è stata raggiunta stamattina da 6 pallottole. Era stata in precedenza minacciata più volte. Esponenti della sinistra francese hanno accusato il governo di non aver disposto quelle misure di sicurezza che avrebbero potuto salvarle la vita. L'affermarsi della donna come protagonista nei vari campi di attività è una realtà anche nel nostro paese e non fa meraviglia che alle donne in carriera siano riservati riconoscimenti come quelli del premio Domina, che appunto intende segnalare all'opinione pubblica le donne che si distinguono nelle arti, nelle scienze e nelle professioni. I premi Domina 1987 sono stati assegnati per l'impegno civile a Ida Nudel e all'attrice Liv Ullmann, per l'architettura a Gae Aulenti, per la cultura a Patrizia Nitti, per l'ecologia a Rosalba Giugni, per l'impegno europeo a Raffaella Carini, per il giornalismo a Miriam De Cesco, per l'impegno giuridico a Teresa Assenzio Bruciatelli. Sono già 8.000 gli italiani che andranno a Seul per le Olimpiadi. Il dato è emerso stasera a Roma nel corso di un incontro con i rappresentanti del mondo politico, dello sport e della stampa per la presentazione ufficiale del pacchetto turismo-sport della CIT in vista dei prossimi giochi olimpici. Il presidente della CIT, Carlo Molè, ha spiegato che da un lato la compagnia italiana Turismo ha il compito di realizzare l'obiettivo di gestire il traffico degli italiani che intendono recarsi a Seul per le Olimpiadi, dall'altro ha quello di stimolare l'utente italiano a visitare con sempre maggiore continuità la Corea. Con il linciaggio di 2 giovani militari inglesi a Belfast, l'Europa ha riscoperto il dramma dell'Irlanda del Nord, un dramma che aveva quasi dimenticato. Ora una nuova esplosione di violenza lascia tutta l'Europa attonita per un fenomeno che non credeva di dover più coltivare nel suo seno. Ci colleghiamo adesso con Belfast, dove negli studi della BBC c'è Giancarlo Infante, il nostro inviato, al quale vorrei chiedere subito, Giancarlo, ma come è riesplosa questa tragedia in questo modo così grave, proprio quando sembrava che invece si potesse trovare un accordo politico per sanare la grave situazione dell'Ulster? Ma c'è un riferimento immediato, che è l'uccisione dei 3 membri dell'IRA avvenuta a Gibilterra ad opera delle forze speciali britanniche. Un'uccisione che ha suscitato un grande scalpore perché i 3 erano disarmati. E poi comunque fu trovata una vettura in Spagna imbottita di esplosivi, per cui le forze speciali inglesi seguivano i 3 e intervennero con decisione. Questo naturalmente ha come dire, portato al massimo le polemiche anche con l'Irlanda, molte proteste ci sono state anche a livello politico, proprio perché non si capì la decisione con cui intervennero gli specialisti dell'esercito britannico.
Oh, i tre furono poi portati il cadavere a Dublino e da lì ci fu un lungo funerale che raggiunse Belfast tra insulti, lanci di sassi delle opposte fazioni. C'era stato un invito alla calma da parte anche delle organizzazioni politiche, diciamo, degli anti-britannici. Però, e non so se possono partire adesso le immagini, però accadde un grave fatto di sangue nel cimitero cattolico di Milltown. Mentre la folla seguiva la tumulazione delle tre salme, un estremista protestante ha lanciato una serie di granate in mezzo alla folla, ha esploso numerosi colpi d'arma da fuoco. Ecco, questi fatti hanno acceso una tensione che in qualche modo si era allentata, però, mi pare, no? Sono sì, questi fatti che hanno riacceso questa tensione. Negli ultimi due anni c'era stata una relativa tranquillità dopo gli accordi dell'85, ma il fatto di Gibilterra, una serie di piccole scaramucce che ci sono state, alcune delle quali sono costate la vita ad alcune persone, sia protestanti che cattolici, ai confini, ma soprattutto l'assalto di Milltown, hanno scatenato di nuovo gli opposti estremismi. E infatti nel quartiere cattolico, dopo due giorni, durante il funerale di una delle tre vittime dell'estremista protestante, quei due giovani soldati, che erano lì forse per errore, di sicuro disobbedendo agli ordini dei loro superiori, furono linciati. Le immagini le abbiamo viste tutte, hanno scioccato sia la comunità cattolica, quella protestante, l'Inghilterra, ma il mondo intero. Quindi, diciamo, ci si è trovati di fronte proprio all'irresponsabilità più piena di un gruppo di facinorosi che ha provocato questo dramma, e oggi la situazione è tesa, perché girando per la città, anche qui noi abbiamo preparato altre immagini che abbiamo raccolto in questi giorni qui a Belfast, si vede una città che da un momento all'altro può vivere in uno stato, diciamo, una situazione di stato d'assedio, perché la presenza delle truppe britanniche, della polizia britannica, si avverte molto in città, a Belfast e nelle altre città dell'Ulster. Ma guarda, si avverte molto, anche se non sempre per tutto il giorno e tutti i giorni, perché ad esempio in questi ultimi due giorni noi abbiamo girato parecchio la città, ma abbiamo incontrato molti meno truppe, molto meno militari, gruppi militari, ad esempio, degli altri giorni, perché evidentemente c'è anche un tentativo di calmare un po' la situazione. Perché se c'è un elemento positivo forse in questi ultimi giorni è proprio il fatto che a livello politico non ci si vuol far trascinare in questo gioco degli opposti estremismi. Ecco, era stata nominata, mi pare, una commissione, no? Una commissione paritetica fra l'Irlanda, sì. L'Irlanda di Dublino, diciamo, e Londra, e l'Inghilterra di Londra. Questa sì, commissione sta lavorando alla ricerca di una soluzione politica del conflitto. Esatto. Ecco, sì, a che punto sono? Quali sono le speranze, le prospettive di questa? Ma guarda, la commissione si è riunita, nonostante queste drammatiche vicende, proprio venerdì scorso a Londra. E questo è stato interpretato in maniera positiva, come positivamente sono viste ad esempio le continue operazioni di polizia che vengono fatte nell'Irlanda del Sud, dove anche ultimamente sono stati trovati ingenti quantitativi di armi e di esplosivi. Quindi i due governi vogliono obiettivamente lavorare perché la situazione ritorni alla calma, però non sembrano ancora emergere tutti quegli elementi che possano soprattutto contentare la minoranza cattolica che a Belfast e nell'Irlanda del Nord si sente eccessivamente sottomessa alla maggioranza schiacciante dei due terzi dei gruppi protestanti. Ecco, però c'è anche, diciamo, un conflitto sociale, no? Dietro a questo apparente conflitto religioso o addirittura etnico, no? Certo, c'è un conflitto sociale, c'è un conflitto anche economico, perché indubbiamente, al di là di quelli che sono dei diritti uguali per tutti e delle possibilità uguali per tutti per protestanti e cattolici, i cattolici ritengono che poi nella vita concreta e quotidiana questi diritti per loro siano in effetti
calpestati o comunque non tenuti nella considerazione adeguata. Ecco, allora dico, una soluzione politica deve passare, diciamo, per una soluzione sociale. Il problema forse è questo, il nodo centrale è questo, o no? O sbaglio io? Tu sì, che sei diciamo là... che ad esempio anche il ministro per l'Irlanda del Nord, Tom che è un moderato, King, tra l'altro, cioè... ha sempre detto che a suo avviso non bastavano le operazioni militari, anche perché ci sono delle zone di Belfast dove è evidente l'esistenza di un contropotere che è in grado di resistere a tutte le operazioni militari che possono essere organizzate. Quindi è chiaro che solo con una via di moderazione, di compromesso, che tra l'altro mette insieme la grande maggioranza della popolazione, che non vuole più le bombe, non vuole più queste uccisioni, perché molto spesso qui la gente è stata uccisa solo perché era cattolica o di là solo perché era protestante, indipendentemente dal fatto di essere dell'IRA o di un gruppo paramilitare protestante. Cioè qui veramente rischiano tutti quanti, anche quelli che pur essendo di una fede o di un'altra, in realtà non dà a questa divisione religiosa alcun significato politico. Ecco, certo. Ora le speranze di composizione sono affidate al lavoro di questa commissione, no? Mi pare. Esistono delle scadenze in tempi ravvicinati o è ancora una cosa? Io direi che questo non possa essere considerato in maniera sufficientemente precisa, perché qui i problemi sono lunghi e affondano nei secoli. Quindi è chiaro che il problema ora è esploso con questa violenza inaudita, dopo 2 anni di calma relativa, però durante i quali i morti ci sono stati lo stesso. Certo, l'attenzione, sì. Tenete conto che in 19 anni qui sono già morte 2.700 persone, che certo, per un paese occidentale è una cifra assolutamente... È un dramma di livello libanese, potremmo dire. Ecco, quindi, però due paesi che sono entrambi membri della comunità europea, con certamente dei problemi particolari per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord dovrebbero avere la capacità di comporre pacificamente un conflitto di questo genere e restituire la pace ad una regione così importante. Ecco, diciamo che, ed è già molto importante, che i due governi intendono andare avanti su questa strada. Se ci riusciranno e in quali tempi, questo però è una cosa che oggi credo nessuno sia in grado di poter dire con sufficiente certezza. Bene, grazie Giancarlo, speriamo di avere notizie positive da parte dell'Irlanda, dove tu segui la situazione con molta attenzione, e proseguiamo intanto con il nostro giornale. Grazie infatti. Un anno fa moriva tragicamente Primo Levi, un grande scrittore, anche un testimone dei nostri tempi. A Torino lo hanno ricordato con un convegno che non soltanto ha avuto la partecipazione di personalità di primissimo piano, ma che ha raccolto l'interesse di un pubblico vastissimo, soprattutto di giovani. Ecco il nostro servizio. Della follia nazista dei campi di concentramento è stato lucido testimone. Tra il febbraio 1944 e il gennaio del 1945, Primo Levi viene deportato ad Auschwitz. Tornato nell'Italia disastrata del dopoguerra, scrive febbrilmente Se questo è un uomo, trovando sollievo in questa prima esperienza letteraria maturata tra il filo spinato. Déjà a cette époque-là, il avait envisagé d'écrire un livre, un roman sur la... Già all'epoca del Lager pensava di scrivere un libro sull'atomo di carbonio e me l'aveva raccontato nel giugno del 1944. Per cui vi posso assicurare che sarebbe diventato uno scrittore anche se non fosse stato ad Auschwitz. Certamente non lo stesso scrittore, ma sicuramente un grande scrittore. Uno dei suoi maggiori motivi di preoccupazione nel campo era di sopravvivere per testimoniare su tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Quasi un anno fa moriva tragicamente Primo Levi. L'opera e il personaggio sono stati analizzati in un convegno internazionale a Torino. Al centro degli interventi il richiamo all'attenzione angosciata con cui lo scrittore ha captato i segnali di una pericolosa indifferenza, capace di generare ancora mostri. Ben altro il discorso su Primo Levi narratore, sul fascino di una prosa ormai inserita tra i classici e conosciuta all'estero. È stato Gianluigi Beccaria ad approfondire il rapporto tra scrittore e parola.
Direi che ci sono due famiglie, due tipi di scrittori. Quelli che scrivono come se un italiano medio non esistesse, i plurilinguisti, Gadda, Zanzotto. Ci sono invece gli scrittori Manzoni, Saba, Caproni, e Levi, Calvino, e Levi di quelli, che scrivono in italiano piano, medio. Ricorda Levi spesso di, appunto, che questa chiarezza, questo pesare le parole, questa magrezza, questa concretezza gli viene anche dal suo mestiere primo di essere stato un chimico, uno scienziato. Il dibattito si è concluso con una tavola rotonda, presenti tra gli altri Edith Brooke, Norberto Bobbio, Vittorio Giuntella e Rita Levi Montalcini. Per non dimenticare, è stato detto, un uomo che riteneva non fosse mai tardi combattere per la buona causa. L'ultimo servizio è dedicato alla danza classica, un balletto creato ai nostri giorni da una giovane compagnia italiana su una stupenda pagica musicale di Vivaldi. Ce ne parla Gregorio Zappi. Vivaldi, le quattro stagioni, un capolavoro di purezza e di ispirazione. Musica e danza si fondono con eleganza in queste figure botticelliane che inneggiano ovviamente alla primavera. È un balletto giovane, italiano, creato da Valeria Lombardi, in scena al Teatro Olimpico di Roma. Valeria Lombardi, prima ballerina all'Opera di Roma, poi al San Carlo di Napoli, ha fondato anche, come insegnante e coreografa, il Centro Studi di Danza Classica a Roma. Ha voluto creare anche una compagnia di balletto che si esibisce non solo in Italia ma all'estero. Oggi soprattutto che la danza sembra segnare il passo nei teatri d'opera italiani. Anche se in molti paesi è in continuo sviluppo la danza moderna, è giusto che riaffiori, che fiorisca anche la danza accademica, la classica, palestra di nuove promesse e un contributo allo sviluppo della danza italiana. Soliste, qui vediamo Gabriella Over e Leandro D'Andrea. C'è un aggiornamento a una notizia che vi avevo dato nel corso del telegiornale. Il Consiglio Comunale di Roma ha espresso parere favorevole alla decisione della Giunta di localizzare all'undicesimo chilometro della via Flaminia il centro RAI per i mondiali di calcio del 90. Sulla nuova localizzazione hanno espresso parere favorevole anche gli ambientalisti e i comunisti che avevano avanzato riserve sulla precedente decisione, sulla precedente scelta. Bene, siamo alla conclusione. Domani i partiti potranno valutare il programma di governo proposto dal Presidente del Consiglio incaricato. De Mita presenterà la sua bozza programmatica per primo alla direzione della Democrazia Cristiana. I territori arabi occupati da Israele, praticamente isolati dal resto del mondo, domani i palestinesi celebrano la loro giornata di protesta e si temono clamorosi incidenti. A Mosca il segretario del Partito Comunista Natta ha avuto un lungo colloquio con Gorbaciov, domani concluderà il suo viaggio. Si prevede un traffico intenso per la settimana di Pasqua, ogni giorno saranno in circolazione sulle nostre strade 1 milione di auto. E per questa sera è tutto, ora le previsioni del tempo, vi auguro la buonanotte. Passiamo al tempo, ecco le immagini del satellite Meteosat annunciano il peggioramento. Demmo notizia ieri, anticipammo con 24 ore questo peggioramento che si sarebbe dovuto verificare, è puntuale, arrivano i sistemi nuvolosi dall'Atlantico, ormai le linee di correnti atlantiche non vanno più come la settimana scorsa verso i Balcani,
ma entrano sul bacino occidentale del Mediterraneo. Il tempo peggiora. Vediamo la carta del tempo prevista per domani, il sobare, gli 8 millibar in 8 millibar, e i fronti, in amaranto la parte occlusa del fronte, in rosso il fronte di invasione di aria calda, in blu il fronte di eruzione di aria fredda. La depressione protagonista del questo cambiamento del tempo è la depressione complessa che ingloba gran parte della Scandinavia, dell'Europa centrale e del bacino occidentale del Mediterraneo. Aria fredda dalla Groenlandia si porta a sud-ovest dell'Islanda, si getta sul Golfo di Guascogna, si getterà, perché questa è l'analisi prevista per domani, si porterà a sud della catena dell'Atlante, in Algeria, e instaurerà ancora in maniera più intensa lo scirocco, quel vento caldo, al quale dobbiamo tutti i sistemi nuvolosi collegati proprio non soltanto al vento caldo, ma al tipo di campo di moto, al modo come l'atmosfera, diciamo come l'aria si muove nell'ambito di questa depressione che è presente pure alle quote superiori. Quindi bloccata nel suo movimento verso Levante dalla presenza di un'alta pressione fredda dalla Russia con questo cuneo fino all'Europa carpatico-danubiana e dall'alta pressione che dalla Cirenaica invade anche l'Albania, l'Italia meridionale, quindi si propaga poco verso Levante e rimane come una grossa perturbazione estesa da sud verso nord, dall'entroterra africano, cioè dal Sahara, fino addirittura al Baltico. Vediamo il tempo nel corso dei prossimi giorni, rapidamente. C'è un motivo per il quale noi vi presentiamo questa carta. Si guasta, ma non è la fine del mondo. La probabilità di pioggia è debole nella giornata di domani, ma l'accentuazione della nuvolosità, in modo particolare al nord e sulla parte centrale tirrenica, è abbastanza visibile. Rimangono in tempo buono soltanto le regioni ioniche, la Puglia e la Calabria e la Sicilia orientale. Giorno 31 di tutto il complesso di questi 3 o 4 giorni è la giornata peggiore. Arriva a piovere sulla Campania, sulla Puglia, sulla Sardegna, ma la pioggia è più probabile, più estesa e più persistente sul settentrione d'Italia, segnatamente sulla parte nord-orientale, con dei temporali più probabili sulla parte tirrenica dalla Liguria sino al Lazio. Giorno 31, giovedì. Vediamo uno, venerdì, c'è un miglioramento sul settore nord-occidentale e su quello tirrenico, ma la probabilità di pioggia, anche se non molto forte, non molto notevole questa probabilità, è sulle regioni d'Italia e sulle regioni adriatiche essenzialmente. Il giorno 2 è sabato, il tempo è variabile, poco nuvoloso al meridione sull'Adriatico, nuvoloso di più sulla parte tirrenica, con un'accentuazione della nuvolosità sulle regioni nord-occidentali, perché si propone un altro guasto per la giornata di Pasqua con l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica, della quale il collega vi parlerà domani sera. Vento e mare. I venti da sud per le prossime 24 ore in forza, con i mari molto mossi, il Tirreno, quindi i bacini settentrionali, e i mari tutti intorno alla Sardegna e alla Sicilia. Ancora mossi con venti da deboli a moderati, da scirocco, i mari adriatici e lo ionio. Le temperature ancora per 24 ore stazionarie o in lieve aumento. Poi ci sarà una diminuzione. È tutto, buonanotte.